cosa bisogna fare contro la chiusura del nostro ospedale? Bisogna fare picchettaggio continuo e cioè resistere fino alla fine, vedere veramente se è un problema politico o un problema tecnico. Questo è il vero problema che bisogna sciogliere. Hai qualcos'altro da aggiungere? Semplicemente che i politici che stanno alla regione dovrebbero fare altro e andare al loro posto persone che abbiano un minimo di coscienza. Cioè non si può giocare con tutto la questo? Assolutamente no. Bisogna potenziare laddove c'è da potenziare il servizio, come a Mazzarino, riferisco anche il servizio al 118, perché l'emergenza viene gestita da questa unità che in molte occasioni salva molte vite umane. Ed è sprovvista di medici e di infermieri. Esatto. Io penso che sia sbagliato, perché un ospedale ci vuole. Più ospedali ci sono, più il servizio alla città viene assicurato. Il problema è questo, che se viene chiuso è perché mancano i soldi. E i soldi mancano perché, non perché mancano, perché sono distribuiti male. C'è chi ha troppo e c'è chi ha troppo poco. Quindi ci vuole una politica dei redditi fatta in modo migliore, in modo da assicurare gli stipendi a chi ci gestisce, però un po' più bassi, e il resto dei soldi utilizzarlo per mantenere in vita gli ospedali. Grazie Luigi. Grazie a te. No. Perché un tavacchiotto? Perché no? No. Il motivo della protesta? Ma ci crede a questa protesta? Non finirà qua, non finirà qua. Siete scesi dal cornicione, continuerete oppure finisce qua? Continueremo ancora più forte, non sul cornicione, altre proteste, ancora più bravi. Si è giunti a una conclusione stasera o...? Sì, qualcosa si è mosso. In che cosa si è mosso? Ha aperto il pronto soccorso, i medici sono reperibili, è già qualcosa. Domani si saprà meglio. Quindi domani se dovesse sospendere diciamo qualcosa lì... Esceremo l'altra volta, ancora più bravi. Va bene, perfetto. La ringrazio. Prego. Si sta rapportando con suo governo. Tremendo. I guess you're right.